pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Eccoci nuovamente insieme. Torniamo oggi ad occuparci di Mick Jagger e lo facciamo nonostante di recente il suo nome sia stato protagonista di questo nostro spazio. In effetti è qualche mese che l'artista fa parlare di sé, prima con la malattia ad aprile che ha fatto preoccupare i fan e sospendere i concerti, poi con il ritorno sulle scene da giugno, ora con il cinema dove torna a suo modo protagonista. Già impegnato sui set dal 1969, anno di pubblicazione di Umano o non umano di Mario Schifano, che lo vide tra i protagonisti, fino al recente La rapina perfetta del 2008 con Jason Statham, Mick Jagger infatti tornerà a segnalarsi all'attenzione del pubblico cinematografico con The Burnt Orange Heresy, il nuovo film del regista italiano Giuseppe Capotondi. La pellicola sarà presentata in anteprima al prossimo Festival del Cinema di Venezia ed ecco che nel film il frontman dei Rolling Stones interpreterà Joseph Cassidy, un collezionista d'arte che ingaggerà una coppia, interpretata da Clive Bang e da Elizabeth Debicki, per rubare un'opera ad un celebre artista, che nel lungometraggio, tratto dall'omonimo volume dello scrittore americano Charles Vilford, avrà il volto di Donald Sutherland. Del cast farà parte anche Alessandro Fabrizi, che si era già segnalato in film come il talento di Mr. Ripley o The International. La pellicola, definita da Capotondi come un thriller erotico neo-noir, sarà proiettata in anteprima il prossimo 7 settembre, in pratica in occasione della giornata di chiusura del Festival del Cinema di Venezia. Secondo quanto riferito da fonti di stampa americane, le riprese del lavoro avrebbero avuto luogo in parte anche sul lago di Como, prima dell'operazione al cuore subita da Jagger proprio lo scorso mese di aprile. Tra il 76enne artista è sempre impegnato in mille attività, ecco che segnaliamo ovviamente il tour americano della sua band, che si concluderà il prossimo 31 agosto a Miami, in Florida, e il 26 luglio ecco che proprio Mick Jagger ha soffiato sulle candeline 76 per l'appunto, essendo nato nel 1943 ad Hartford nel Kent. Tra gli album indimenticabili dei suoi Rolling Stone ricordiamo Sticky Fingers, Exile on Main Street, Aftermath, Undercover, ma anche A Bigger Bang, oltre a molti molti altri. Mick Jagger si trova, lo ricordiamo, al 16° posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo il magazine Rolling Stone. Una curiosità, a suo modo è un vero patriarca, ha 8 figli, l'ultimo è nato quando Jagger aveva 73 anni, dunque appena 3 anni fa, ma anche 5 nipoti e un bisnipote. È stato sposato dal 1971 al 1978 con Bianca Perez Mora Machas e dal 1990 al 99 con Jerry Hall. Dopo aver assunto uno stile di vita un po' più sobrio rispetto agli anni passati, è stato poi anche insignito del titolo di Sir per il suo contributo al mondo della musica. Per ricordarlo, oggi abbiamo scelto una hit da solista di Jagger, come She's the Boss del 1985, che inizia con un marcato suono di batteria ed è all'insegna della musica pop rock. Era la title track dell'album omonimo.